Siete curiosi di sapere quali lavoro di Gianmaria Antinolfi, concorrente de Il Grande Fratello VIP? Ecco svelato l'arcano. Nato a Napoli nel 1985, Antinolfi ha raggiunto la notorietà grazie alla sua breve relazione con Belén Rodríguez, ma anche al suo flirt con Diane Mello e alla sua storia d'amore con Soleil Sorga diritti d'autore. Attualmente, uno dei partecipanti alla casa del Grande Fratello VIP ed è legato sentimentalmente a Greta Giulia Mastroianni. Sapete per a quadrato che lavoro fa esattamente il chi Gianmaria Antinolfi, la sua professione? Il GFino vive attualmente a Milano e, in passato, ha conseguito una laurea in economica aziendale presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II, e un master in management presso l'Università Bocconi di Milano. Le sue propensioni professionali sono state sicuramente ereditate da sua madre Smeralda Vetromile, una famosa imprenditrice napoletana e proprietaria di una società di organizzazione di eventi e del circolo Rarinant di Napoli. A sapete chi esattamente Gianmaria? È anch'egli un ricco imprenditore. Antinolfi infatti un manager che opera nel settore fashion e lusso e, nel mese di luglio 2016, diventato direttore vendite della Caravelle Pelli Pregiate Spa and France Croco, due famosissime società che appartengono al gruppo multinazionale Kering. Si tratta appunto di un gruppo che è anche proprietario di noti marchi come Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta. Ha in passato, Gianmaria è stato anche manager per Kenzo e Concerì. Insomma, il suo sicuramente un lavoro molto ricco e che gli permette di vivere nell'agiatezza e nel benestare. L'amore tra Gianmaria e Soleil Sorga diritti d'autore. I due si sono conosciuti nel mese di maggio 2020, nello stesso periodo in cui lui stava flirtando con Diane e aveva terminato la sua relazione con Belén Rodríguez. Si incontrano nuovamente a settembre e iniziano a frequentarsi. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata poi Soleil a lasciare Gianmaria confessandogli di non aver mai dimenticato del tutto il suo ex fidanzato. Successivamente, avviene per a quadrato un altro incontro, la coppia decide cosa di andare a vivere sotto lo stesso tetto e si trasferiscono nella casa di lui a Napoli. I due decidono per a quadrato di prendere due strade differenti a causa dei continui litigi e delle varie incomprensioni. Adesso, si ritrovano invece nella stessa casa, ossia quella del Grande Fratello VIP.